Sabato 22 novembre è stato un giorno veramente speciale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, un video nostalgia, un video ricordo questo, un video nostalgia per tutti gli amici di Arte per te che mi sono venuti a trovare alla Fiera della Creatività di Bologna. E infatti in questo video voglio fare a tutti, quindi anche a coloro che non sono voluti intervenire, il riassunto del nostro incontro. È stato un pomeriggio bellissimo, ho rivisto volentieri molti di voi che già conoscevo, che erano venuti a Milano, erano venuti 2 anni fa a Roma, invece moltissimi non li conoscevo. Eravate facce nuove a cui ho associato quel conosciutissimo nickname che leggo sempre quando appunto vi leggo e vi rispondo. È stato emozionante vedere quanti foste, non mi sarei mai aspettata una sala gremita in quella maniera. Quando la responsabile di Mondo Creativo mi ha fatto vedere la sala in cui si sarebbe tenuto l'incontro, ho detto: oh, ma a me è grande, rimarrà tutta vuota. E invece c'era gente in piedi alla fine, quindi io sono rimasta veramente contenta dell'affetto, perché a me non interessa il numero, ma dietro a quel numero si vede il vostro affetto e lo spostarvi. C'erano persone venute dalla Francia, persone venute dalla mia città, da Catania, cioè spostati da Catania per venire a conoscermi a Bologna. Io l'ho trovata una pazzia, ma una pazzia amorevole, e veramente mi sono veramente grata da tutte le parti d'Italia. Insomma, è stato bellissimo. Conoscete voi, e questo è più di quanto avrei mai desiderato nella vita, anche perché, come dicevo poco fa, chi è venuto prima, io l'ho perso così per gioco, anche per te. È ancora un gioco, è ancora un hobby, però è un hobby ormai che ha un settore di impegno, perché dall'altra parte so che ci siete voi, che aspettate i video, che mi richiedete la 25, la 24esima lezione del corso di pittura, che è lì, ora la giro a breve. È stato bellissimo sentire il perché eravate venuti a trovarmi, il sapere che eravate venuti a trovarmi perché con i miei video avete trovato un angolo per voi nella vostra vita che magari non vi eravate riusciti a ritagliare del tempo, e con Arte per te avete trovato la scusa per fermarvi e creare qualcosa di vostro. Oppure a molti tengo compagnia, a molti insegno a dipingere, a molti sto simpatica e basta, a molti sta simpatico Gabriele, uè uè! Ma tutti eravate lì anche per conoscere il piccolo Poti. Ringrazio tutti per la generosità che avete avuto nel portarmi un pensiero fatto anche da voi. Io, sapete, apprezzo tantissimo i pensieri homemade, non voglio che spendiate soldi per me, ma mi fa piacere che spendiate il vostro tempo per me, perché significa che mi volete bene, quindi quelli sì, li apprezzo molto e vi ringrazio infinitamente. Come vi ho detto anche lì, li custodirò gelosamente, non li farò vedere in video perché a me non piace far vedere i regali che mi vengono fatti, perché mi sembra come un chiedere regali a quelli che ancora non me li hanno fatti, quindi non li farò vedere. Vi ho già ringraziato personalmente, sappiate che fanno parte oramai della mia vita, come fate parte della mia vita anche voi. È stato un pomeriggio carico, abbiamo provato a fare un video di Arte per te, abbiamo fatto l'intro, abbiamo cominciato ad arrotolare qualche pezzettino di carta e poi ci siamo persi in chiacchiere. Per chi mi conosce non è una novità. Ma è stato bellissimo anche ascoltare le vostre domande live, le vostre curiosità. Avevate un sacco di curiosità sulla pittura, sulla creatività, sul modo in cui si fanno i video. Vi ho fatto vedere un pochettino come facciamo i video di Arte per te. E che altro? È stato un pomeriggio proprio carico di affetto. Quelle 3 ore sono volate, sebbene io avessi il pensiero anche a Enzo che non stava tanto bene, il tempo mi si è liquefatto tra le mani, si è proprio volatilizzato tra le nostre chiacchiere, ed è stato veramente emozionante conoscervi ad uno. Ora, quando chatto con voi, so associare il vostro nome ad un viso, e questo per me è bellissimo. Lì per lì quella sera qualcuna di voi me la sono persa, nel senso che
tornata a casa mi sono resa conto di chi fosse, perché anche se io facevo sì, ciao, lì per lì sì, ti associavo, associavo la persona al nome che mi diceva. Dopo 5 minuti perdevo quel viso tra i tanti visi nuovi che c'erano quella sera e poi solamente dopo mi rendevo conto di chi fossero le persone. E quello che mi ha salito è stato un senso di felicità, perché dice ah ma c'era, e anche di rabbia per non aver preso quella persona e averla stritolata in un abbraccio bestiale come avrei voluto, ma spero comunque di essere stata me stessa. Tutti voi ogni volta che mi incontrate mi dite che sono uguale, quindi la cosa mi fa tanto 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 piacere. Io spero di organizzare l'anno prossimo un nuovo incontro e spero di organizzarlo al sud questa volta, ma spero anche di vedere tanta gente che è venuta al nord. I responsabili di Mondo Creativo mi hanno detto una cosa bellissima, ora ve la racconto. La simpaticissima Elena, che era la responsabile con cui ho parlato per tutto il tempo dell'organizzazione della fiera, l'indomani mi ha detto: sai Ombretta, io mi sono incuriosita perché vedevo arrivare gente alla fiera, e io ero al piano sopra per l'incontro, e non passavano dalla fiera, chiedevano di Ombretta di Arte per Te e salivano sopra, e 1, e 2, e 3, e 50, e 80. A un certo punto ci siamo incuriositi, con il nostro addetto stampa siamo saliti e, mentre chiacchieravamo, ci siamo affacciati alla sala e abbiamo fatto proprio un sobbalzo per quanti eravate. Dice Ombretta, io non pensavo tu muovessi così tante persone, infatti guarda, neanche io, infatti quando mi hai dato la sala ti avevo detto che sarebbe rimasta totalmente vuota. È stata una sorpresa, e quel sobbalzo che ha fatto Elena nel vedere tutta questa gente, l'ho fatto anch'io. Ognuno che entrava da quella porta per me era un sobbalzo al cuore. Io non so spiegarvi la gratitudine che provo per voi di Arte per Te. Ciao, chi sei? Ah, tu accompagni te stesso? Con chi sei? Da solo, dove sei? Salvatore, ciao! Pensavo che sono da qui, arrivano le signore accompagnate da me. Non lo so, niente. Ciao, vieni da me in basso, Salvatore, vieni fino a qui per me, non mi dai più faccio. Ciao! Lui è Gabriele, mio marito. Ciao Salvatore! Aspetta, se conoscete me, oramai conoscete anche lui. Per Arte per Te, che siete voi. Quindi io vi abbraccio tutti. Adesso vi lascio a qualche foto, a qualche frame dell'incontro, e vi dico: siete sempre con me, ogni giorno, fate parte della mia vita, e questi piccoli incontri servono per concretizzare anche nella vita vera il fatto che ci siete, che siete con me e che io per voi ci sono. Qualcosa che potreste andare su Arte per Te? La persona scatola, allora. La faremo in acrilico, la faremo in olio. Ragazzi, io vi chiedo scusa per i tempi lunghi, ma i corsi su Arte per Te sono tanti, e soprattutto è il mio lavoro vero che mi blocca. Se io so che ho settimane, e vi chiedo scusa per il corso di pittura che ho interrotto, ma come ben sapete voi che dipingete, preparare una tavolozza per poi lasciarla lì buttarla dopo due giorni è un peccato. Se io non so che ho un periodo continuativo per poter stare a casa, e in questo periodo mi viene più difficile col bambino, sinceramente, e sedermi a cavalletto, io neanche la metto su la tavolozza. Quindi il corso, comunque, io ho intenzione di regalare il quadro a mia madre per questo Natale, quindi adesso mi sono presa l'obbligo morale di finire, perché è un quadro di mio padre quello che sto facendo nel corso. E allora, quale Natale? Poi cosa comincerai? Aiutami. Continueremo la parte creativa per i ragazzi, per i giovani, perché come vedete dal primo incontro è cambiato questo. La fascia di utenza di Arte per Te ha tantissimi giovani oramai. Io ho cominciato che avevo tutte signore dai 40 in su all'inizio, perché parlavo di argomenti più seri, solo argomenti più seri, no? E invece adesso i toni si sono anche un pochettino alleggeriti, perché è giusto così, perché è giusto che si abbia un po' di valvola di sfogo. Comunque cercherò sempre, questo ve l'ho sempre detto e sempre ve lo prometto, anche i toni leggeri, di trattarli con una certa serietà. Anche un killing, vi dico le radici, vi dico che è una tecnica che se poi vi approfondite in separata sede, in maniera strutturata, troverà
delle radici profonde in tanta bibliografia di storia dell'arte, quindi tutto quello che si fa su arte per te, dalla tecnica del collage a quello che vi pare, ha comunque un substrato che se vorrete potrete approfondire, e se vorrete chiedermi i testi, le bibliografie, sapete che con me aprite una porta aperta, perché sono sempre a vostra disposizione. Adesso ditemi voi cosa vorreste d'arte per te. Che ancora non fa, non so, il caffè a letto, che volete? E effettivamente io poi ho comprato tipo l'olio di lino e quell'altro materiale, non mi ricordo come si chiama, per diluire il liquido. L'olio di lino si usa insieme al liquid? Non ho capito ancora come l'ho detto, però questo sì, però l'olio di lino allunga il colore, ma allunga anche i tempi di asciugatura del colore, perché lo diluisce con olio. Il liquid è un medium alchilico, quindi ha del sintetico dentro, che diluisce il colore non facendogli perdere la pasta, perché è sempre un gel. Perché molti diluenti, tipo l'olio, lo allungano e lo liquefanno, no? Okay. Mentre con liquid rimane ancora un po' sostanzioso il colore, quindi puoi fare un materico facilmente. Però ha degli essiccativi al suo interno che accelerano i tempi di asciugatura dell'olio. Come usare una cosa piuttosto che un'altra? Dipende, se tu sei una brava, che tu ti metti lì davanti e sai, oppure che sai che hai 5 giorni per fare un quadro e hai solo quei 5 giorni e sai le idee ben chiare, allora ti dico ok, usi il liquid, ti componi il quadro, puoi dipingere strato su strato a distanza di 2 ore, già il colore sotto ti è. Se tu hai una pittura lenta, ci stai 20 giorni, ora non badare a me che un quadro ci sto stando un anno, ma io non faccio quello, cioè per me non è più una questione di tempo, io lo faccio a tempo perso quando posso. E in quel caso, se tu invece hai una pittura più stirata, una pittura più lenta, rilassata, non vuoi usare, non vuoi spendere soldi, perché il liquid ha un prezzo, l'olio di lino ne ha un altro, no? È anche una questione di budget e di investimento sui quadri, e allora usi l'olio di lino. Ma insieme? No, perché sono antagonisti, cioè l'uno annulla si annullano vicendevolmente, quindi uno diluisce e allunga, l'altro accelera, in tutto resta il doppio della diluizione del colore, quindi meglio di no. I medium sempre uno per volta, mai tanti medium assieme. Allora, mi dimmi. Una delle cose più interessanti, infatti, che proprio stanno nella parte delle nutrite, perché ho visto un sacco di persone, ho avuto modo di parlare con delle persone, ho consigliato proprio il comunale proprio per questo. Grazie. E tutti sono stati contenti proprio perché grazie, nessuno svela queste cose. No. Perché molto spesso, io sono molto odiata nel mio settore per questo, perché vi svelo i segreti. Mio marito, vedete, sempre stringe, fa così. Voi non potete fare nient'altro dall'arte per te di quello che già fate, siete splendidi. Arte per te è un canale, lo dico ogni anno e lo ripeto ogni anno, veramente è un'isola felice, non ha hacker, non ha spam, non ha nulla di brutto, voi siete tutte persone anche perché come qualcuno ci prova a dire ci qualcosa, prova, rimane isolato, wow, non è mazzata a tutti. Ogni tanto capita, io oramai non ero più a questo. Allora, cosa succede? Quando arriva un commento negativo, che non è fai schifo, perché fai schifo è un commento che ti metti a ridere, non è un commento negativo. Un commento negativo è quello che potete vedere magari sotto il video degli acrilici o sotto i video di restauro, cioè sono i professionisti che arrivano infastiditi da quel video, molto spesso infastiditi dal fatto che una stupidina, giovincella, si mette lì a dire la sua, quando loro magari hanno 40 anni di esperienza, ma non hanno tutta quella gente che li segue, non capendo che se non ti metti in gioco non ti possono conoscere le persone. E loro ti dicono, ah ma tu la fai facile, non è così, non è cos'ha, e questo... Ovviamente i contenuti che io passo in video sono contenuti che voi potete fare. Le tecniche, le manovre da restauratore, è ovvio che sono ben altre se è fatto in... Per esempio, sotto l'antitarlo si è innescata una polemica pazzesca con un tizio, il quale mi contestava il mio metodo dei 3 cicli di antitarlo, che è un metodo comunque basato scientificamente sul ciclo di vita del tarlo. Lui naturalmente mi diceva che l'unico modo per sconfiggere il tarlo è la camera a gas. Bravo, avercela.
è uno sgabuzzino, se te la volete fare. Però non posso proporre un video dove vi dico, ok, partiamo in camera grassa. Però naturalmente c'è la casistica del 10% che non riesce, perché magari tu persona non sei andata in tutti i buchi e ti hai saltato un pezzo di mobile, è relativa alla persona, all'attenzione. Ora, io rispondo a queste persone e si innesta una polemica infinita, perché poi loro non hanno il dire, ok, sto zitto, perché non voglio che gli altri che vedono il video, cioè voi, pensino che io mi passi criminate. Cioè, quello che io passo in tutta buona fede sono tutte cose che provo, no? E invece adesso, siccome per te è grande, non posso stare appresso a tutto, sto presso al bello, e allora a queste persone io non rispondo. Ma sappiate che non è che non rispondo perché non ho nulla da dire, non rispondo per non dare adito a polemiche finte che mi rubano un pomeriggio e mi fanno salire il nervoso, perché è facile. Io ci sto lì, mi metto il pomeriggio a fare il video. Infatti ti risponderò, fai un video tu e facci vedere come fai. Amen. Altra cosa? 841! Oh, è il minimo, dopo che avete, chi è 841? Ci deve essere lei, lei. O è lei o è lei? 841! 846, qui l'abbiamo trovato. Vabbè. Sei uomo? Tu? E tuo personale? Sì, sì. Perfetto. Perfetto, la porta e finestra, quindi era perfetto. Poi altro libretto 837. Mobile stile, dai, un altro. No, per tutti non ce l'ho, però per molti. 828. Arrivano, mamma. Vieni, mi fingono le bimbe. Adesso, continuiamo. In modo che poi venga ben protetto. Ed è un modo per dimmi. Scusa Ambretta, nei prossimi video su cosa trattano? Allora, innanzitutto la domanda, che ha preso parola il messere? Ma voi lo vedete per fare una cappa? Sì, mi piace. Che ne dite? Sì, mi piace, ma non è che partecipa a una cappa. Ecco, asciutto. Io partecipo, ho dice le cose, mi sembra convinto. No, per me. Allora, voi dovete sapere che io e Gabriele andiamo d'accordo perché siamo l'uno l'opposto dell'altro. Cioè, lui è il lato scuro. Lui è il lato sintetico. Ve l'ho già detto, ogni volta che faccio video dall'altra parte, se mi vedete ogni volta, ogni tanto l'occhio che va a è perché vedo lui che fa. L'abbiamo così, la faccia è questa. Ma quanto parli? In realtà, poi io mi devo montare 3 ore e 40 di video. Quindi vi abbraccio tutti, grazie per essere venuti, mi dispiace non aver conosciuto gli altri tantissimi che non sono potuti venire, ma sono sicura che un'occasione futura ci sarà per tutti. Ora vi lascio alle foto, da Ombretta e da Arte per Te è tutto e noi ci rivediamo presto. Grazie e buona preparazione al Natale visto che siamo in periodo. Ciao, vi voglio bene!